7 razze di cani ibridi che non sapevi esistessero. Numero 7. Corgi e dalmata. Quando mescoliamo un dalmata con un corgi otteniamo un simpatico cane di media taglia, a cui non è stato ancora assegnato un nome in base alla sua bellezza, sebbene possano essere trovati come corgitiani o cogimati. È un cane destinato a essere un buon compagno, dal momento che vivrà dai 12 ai 15 anni. Con il mix corgi-dalmata, abbiamo un cane dall'aspetto adorabile delle dimensioni di un corgi, ma allo stesso tempo abbiamo un cucciolo dalmata. Numero 6. Carlino e Chihuahua. Se non riesci a decidere tra un carlino o un Chihuahua, potrei ottenere il meglio da entrambe le razze con una croce chiamata Shug, che sta guadagnando grande popolarità negli Stati Uniti. Poiché il Shug è un cane progettato, non puoi essere completamente sicuro delle caratteristiche fisiche che avrà, o del suo tipo di temperamento. Queste cose variano da una cucciolata di Shugs a un'altra. Numero 5. Siberian Husky e Golden Retriever. Uno dei cani più belli che tu abbia mai visto. Il Goberian è un incrocio di dimensioni medio-grandi tra il Golden Retriever e il Siberian Husky. Di solito vive da 10 a 15 anni e può partecipare a una vasta gamma di attività, come la caccia, lo sledding, la ricerca e il salvataggio. La combinazione della tenerezza e l'aspetto del Siberian Husky e la bontà del Golden Retriever lo rendono un cane davvero unico. Numero 4. Cocker Spaniel e Barboncino. Una razza di cani designer, un ibrido Cocker Spaniel e un Barboncino, è stato allevato negli anni 50 del secolo scorso per ridurre il rischio di malattie ereditarie. Il colore varia dal beige marrone al nero argento. La soffice lana, gli occhi a forma di oliva e il naso a forma di cuore li fanno sembrare degli orsacchiotti giocattolo. Grazie alla loro natura allegra e spensierata, essi sono un compagno eccellente e un cane di famiglia ideale. Numero 3. Pomerania e Pastore Australiano. Il Pomerania e il cane pastore australiano sono diventati i genitori della prima razza Aussie Pom. Uno di loro ha portato una dimensione in miniatura e un personaggio molto divertente e speciale, grazie al secondo e il suo aspetto unico e affascinante. Sono cani con un'enorme energia e quindi hanno bisogno di intrattenimento attivo e lunghe passeggiate con alta attività fisica. Quindi non ti annoierai mai con loro. Numero 2. Huskies, Malamute e Pastore Tedesco. È un ibrido di razze canine artiche, il Siberian Husky e l'Alaska Malamute, con un pastore tedesco. È una razza di cane progettata e, come tale, deriva dalla combinazione della personalità e delle caratteristiche fisiche dei suoi genitori. Sono cani vigorosi, socievoli e amichevoli, noti anche per la loro resistenza e la loro natura energetica. Sono cani da lavoro provenienti dalle regioni artiche e sono stati utilizzati per lo sledding, il trasporto merci e le corse. Numero 1. Leon Berger. Il potente e imponente cane Leon Berger porta lo stesso nome della città tedesca dove nacque negli anni 30. La leggenda vuole che un allevatore locale abbia deciso di glorificare la sua piccola patria con l'aiuto di una razza unica di cani che sarebbe diventata il suo personaggio principale. Per fare questo, ha incrociato due cani giganti, un Landseer bianco e nero e un San Bernardo dai capelli lunghi. Questo cane è intimidatorio di taglia grande, contraddistinto dal suo carattere estremamente equilibrato e dalla sua incrollabile tolleranza allo stress.